si è svolta questa mattina l'inaugurazione di Samo, giunto alla quinta edizione. L'evento si svolgerà fino al 16 settembre con convegni, seminari, spettacoli dal vivo, ma soprattutto le tante novità per l'arredamento e la ristrutturazione delle case. Subito per cominciare ad aprire lavori alla grande, un primo seminario sullo smart building per quanto riguarda appunto tutto ciò che è la domotica e l'impiantistica all'interno delle abitazioni e quindi del costruire. Tanti saranno gli appuntamenti, sicuramente stasera un appuntamento molto bello con bande amiche, suonerà musica dal vivo per un tributo a Fabrizio De André, e al di là dell'aspetto ludotico abbiamo un salone molto molto innovativo. Tutte le aziende hanno cercato di dare il proprio meglio per presentare le novità in tema di arredo e di design, innovazione sull'aspetto infissi, sull'aspetto pitturazioni, ecco, quindi il visitatore che si presterà a visitare il Samo sicuramente troverà molto interessanti le esposizioni e avrà modo di poter passare dei momenti non solo tecnici per gli operatori del settore ma anche goliardici grazie alle serate e agli appuntamenti serali. Soprattutto poi domani la grande esibizione di Sarnelli. Sì, domani sera abbiamo come ospite al Samo Monica Sarnelli che appunto ci allieterà col suo repertorio di musica napoletana. Per gli amanti suggerisco veramente di trascorrere una serata in compagnia, ecco, di questo piacevole momento. Inoltre l'ingresso sarà gratuito, quindi ci tengo a precisare che l'ingresso è completamente gratuito sia per la visita della fiera, sia per la partecipazione ai seminari, ma anche per gli spettacoli. Le persone si potranno intrattenere grazie anche all'angolo ristoro esterno e quindi trascorrere una bella serata. Abbiamo provato a portare su Salerno una iniziativa completa che guarda a tutti i protagonisti di un sistema complesso che è quello dell'abitare il manufatto edilizio oppure del vivere in caso di un manufatto in cui si lavora, ma anche della sua relazione con lo spazio urbano in termini di trasformazione urbana, in termini di digitalizzazione, in termini di sostenibilità. Quindi c'è anche grande attenzione da parte non solo degli espositori ma del vasto pubblico di ingegneri, geometri, architetti. Sì, si è pensato che in questo sistema bisognasse mettere insieme tutti gli attori. E chi sono gli attori? Il cittadino utente è il vertice. Poi esso si rivolge a dei sistemi, a degli organismi, a degli enti istituzionali ma anche specializzati quando sta pensando ad alcune cose che lo riguardano. Io sono in uno spazio urbano, sono in un manufatto, quali sono i requisiti che mi occorrono? Non è solo quello di avere un comfort che è indispensabile, non è quello di avere una funzionalità, una fruibilità, ma è anche quello di avere una sicurezza e una sostenibilità. Allora chi sono i soggetti con cui devo interagire per capire qual è la tematica, quali sono le problematiche, le criticità e poi poterle risolvere? I soggetti sono tutti, sono le istituzioni, sono gli enti locali, sono il mondo dell'impresa, dell'industria, le libere professioni. E allora mettiamoci insieme e vediamo di relazionarci e di risolvere in maniera integrata questi aspetti.